Parliamo un po' di questi social justice warrior che tanto ci stanno indignando in questo periodo. Mi riferisco principalmente a tutte quelle volte dove vediamo uno indignarsi per la poca rappresentatività e dobbiamo per forza dirgli che è un fan del politically correct. E no, ragazzi, bisogna comprenderli, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Occhio al Mondo. Oggi vorrei spezzare una lancia in favore dei social justice warrior. Quelli che si prodigano per l'inclusione, quelli che si prodigano per la rappresentatività più completa. Sì, esatto, quelli che in gergo tu chiameresti rompicoglioni o fan del politically correct. Che è un po' un'esemplificazione. Allora, i social justice warrior nascono in America e quindi dobbiamo innanzitutto tenere conto della differenza tra paesi con una popolazione stabile, tipo, boh, che ne so, la maggioranza dei paesi europei o asiatici, l'Africa la lasciamo un attimo da parte, e paesi formati da popolazione prevalentemente di migranti, tipo gli Stati Uniti. L'approccio alla novità è diametralmente opposto in questi due tipi di paesi. Perché, per dire, i paesi prevalentemente popolati da migranti, quindi ancora gli americani, vedono le novità come una roba positiva, piena di possibilità, contrariamente invece ai paesi con le popolazioni più stabili, che invece sono tendenzialmente più conservatori, perché è sempre andata così, che motivo c'è di cambiare? Non ha mica senso questa cosa che due si possono sposare, ma oh, ma è sempre stato che non era, che era illegale. Oh, vuoi cambiare? Sì. Quindi l'America, la questione della rappresentatività, riguarda quella che per secoli è stata definita cultura WASP, dei White Anglo-Saxon Protestant. Gli standard di bellezza erano quelli dell'uomo e della donna bianchi, capelli biondi e lisci, e la pelle candida. Gli ideali politici erano quelli dell'Inghilterra protestante e solo parzialmente rigettati dopo la rivoluzione. E dunque, chiunque non fosse un WASP era da considerare inferiore, nonostante gli WASP fossero di fatto una minoranza rispetto all'assetto etnico degli Stati Uniti. Quindi, giusto per evitare di sembrare sfigati, il concetto di uomo bianco si è allargato prima ai tedeschi e poi agli scandinavi, e con molta riluttanza e difficoltà ai mediterranei e agli slavi. Spesso su internet vedi dire agli americani che italiani, spagnoli, greci non sono bianchi. Questo perché nella classificazione originale non lo erano. Solo dopo sono stati inclusi nel range di bianco. Cioè, per dire, gli slavi erano considerati troppo bianchi. A questo aggiungiamoci un po' di razzismo, che non guasta mai. Quindi, se il mondo è diviso in razze, quella anglosassone è la migliore, giusto? Siccome il sistema statale negli Stati Uniti era stato fondato dagli WASP per tantissimo tempo, loro furono al potere e instaurarono le loro leggi, i loro costumi, e chi non si adattava era un selvaggio, andava mandato via, ucciso. Nativi americani. Solo che verso il Novecento si cominciò ad avere un cambiamento a causa delle ondate migratorie dell'Europa. E quindi, mentre categorie sociali come gli afroamericani, i messicani e i nativi americani continuavano ad essere esclusi, la società bianca americana dovette adattarsi ai nuovi arrivati dell'Europa. E per farlo, come dicevo prima, allargarono il concetto di cosa volesse dire essere bianco. Quindi questo tipo di dominazione, il potere di imporre i propri usi e costumi sulla popolazione con qualunque mezzo e senza subire conseguenze di nessun tipo, e il pregiudizio di tipo etnico-razziale verso chiunque non fosse bianco o non bianco abbastanza, è durato fino agli anni 40-50, quando cominciarono le proteste degli afroamericani. Da lì gli studiosi sono andati a scavare e analizzare come e quanto il potere bianco sia radicalizzato nella mentalità americana.
che si esprime attraverso standard di bellezza tipicamente europei, imposti a gente non europea. Discriminazione per il colore della pelle, il fatto che un bianco possa prendere in giro un non bianco, ma al contrario sarebbe una punizione per il non bianco, tipo la blackface. Il fatto che le forze dell'ordine tendano a calcare di più la mano con un non bianco rispetto che a un bianco, e quindi associare sempre aggettivi negativi a un non bianco, mentre al bianco solo aggettivi positivi. Per esempio, nel caso della morte di un afroamericano, molto spesso i TG mandano foto della persona in pose compromettenti, tipo mentre fuma, o mentre fa finta di imitare dei gangster, mentre per un bianco cercano foto più amichevoli, più gioiose. Era sempre a scuola, bravissimo. Ci sovviene in questo momento i casi numerosissimi, anche riportati dai giornali italiani, di polizia violenta verso gli afroamericani senza validi motivi. E tutta sta roba qui ha portato alla situazione che abbiamo adesso negli USA. A livello di discriminazione, poi sui social justice warrior ci arriviamo. Ma il problema è che tutto questo, al di fuori degli Stati Uniti, non si può applicare. Perché è un contesto storico radicalmente diverso. In Europa la predominanza dell'uomo caucasoide, quindi l'uomo bianco, fai, non è data da sviluppo storico, ma dal fatto di essere la maggioranza sul territorio, una maggioranza schiacciante, anche oggi che viviamo in una società multiculturale. Il razzismo e le discriminazioni funzionano in Europa su base etnica, non su base razziale. Vabbè, se poi volete fare i rompiballe che mi dicono che le razze americane alla fin fine altro che non sono etnie, sì. Ma tipo in America non diresti sporco marocchino, mentre in Italia sì. In America diresti sporco non bianco. Non posso dire questa parola, sennò mi censurano e non va bene. È che l'Europa deve fare i conti con l'eredità del colonialismo, che crea automaticamente una divisione tra gli immigrati provenienti dalle proprie colonie e gli immigrati provenienti da colonie altrui. Per esempio, se usiamo la definizione americana di razzismo e discriminazione, non sapremmo come classificare la Shoah, perché per un americano non è possibile che all'interno della stessa razza ci siano discriminazioni. Se discuti su internet con gli americani, noterai, a tuo malgrado, che molti di loro sminuiscono la violenza della Shoah, o alcuni la negano anche la Shoah, tipo no dai non esiste, è tutto finto, dai... Tutto questo discorsone vale anche per il femminismo. Il femminismo americano è unico e vale solo per gli americani, che si è poi infatti diviso in femminismo bianco e nero, prima di diventare un po' più intersezionale negli ultimi tempi. In Europa, invece, il femminismo non ha mai assunto la stessa connotazione specifica, semplicemente perché la maggior parte della popolazione nativa è schiacciante e la percentuale degli immigrati è un pochino più bassa. Per esempio, in Italia la minoranza più numerosa è quella rumena, seguita dagli albanesi e i marocchini. E qui introduco il problema. Sono bassissime, ma ci sono. E nessuno si cura di rappresentarle nel modo più adeguato, che è quello per cui nascono i social justice warrior in America. Che è un problema, questo della rappresentatività, che andrebbe affrontato in termini italiani, mentre invece spesso si tende a usare il metro di paragone americano per valutare delle robe che sono successe in Italia. Perché la cultura americana è adesso quella predominante e più influente. Perché la narrazione liberale che si è fatta da molto tempo ha prevalso su quella fascista o quella nazista che è caduta negli anni 40 e quella comunista che è caduta agli inizi degli anni 90 con la caduta del muro di Berlino. Quindi non essendoci più una narrazione forte del comunismo è crollato e l'unica modo che ha l'uomo per decodificare quello che gli succede intorno è affidarsi alla narrazione liberale che ti propina l'America come la libertà va portata ovunque, anche nei posti dove non c'è, quindi andiamo. E funzionava proprio per questo motivo qui, perché ti diceva il mondo non è perfetto. Il mondo non è perfetto e quindi noi possiamo e abbiamo il dovere di renderlo migliore. Che era buono, molto buono. Ma non divaghiamo perché è un vero casino. Tornando alla questione della rappresentatività, che è quello su cui i social justice warrior americani puntano, perché il social justice warrior è un fenomeno che nasce dalla frustrazione di non sentirsi rappresentati dai media, che si evolve in quello che si vede oggi.
movimento molto confuso che non sa bene quello che vuole, ma lo vuole. E la cosa è che internet ha acuito questo modus vivendi, ha velocizzato tutto, e come nella rivoluzione francese, così in pochi anni, in nome del sovvertimento dello status quo, che era quello che volevano i social justice warrior, si fanno azioni che sono ingiuste, ma perché sono fatte nel nome del progresso, quindi sono tutti più felici. E se prima ci si vergognava di far parte di una minoranza, perché, hey, oppressi, quindi... Adesso si fa di tutto per apparire diversi. Essere orgogliosi di se stessi in quanto diversi. E se poi non sei allineato nell'essere diverso, ma ti dici io sono fatto in questa maniera, dai più estremisti sei tacciato come un prevaricatore. Perché sei bianco e lo sanno tutti che i bianchi prevaricano. E poi se vogliamo aggiungere dell'altra carne al fuoco, con l'arrivo della settima arte la lotta all'inclusione è diventata molto più presente. Per dire, gli americani hanno una legge che per cui deve esserci almeno un tizio nero nei film, perché se no non è rappresentata quella cultura, robe, no? Ed ecco che quindi... Anche grazie al cinema il mondo si restringe, però smettendo di tener conto delle effettive differenze socioculturali che si hanno. Questo cosa comporta? Che noi odiamo i social justice warrior perché ci impongono degli standard che non ci rappresentano, e anche quelli italiani a volte esondano con frasi molto americano-centriche che ci fanno dire «Sì, ok blackface in Italia», però da noi ha una connotazione differente. Quindi i social justice warrior non sono il male perché vogliono cambiare la società in male e vogliono lottare affinché ci sia tutto e tutti e la rappresentatività ovunque e dovunque. Certo, quelli sono il ramo estremo, ma come per ogni singola cosa che ha un ramo estremo, vedi i vegani estremi che tipo insultano tutti, vedi le femministe estreme che insultano gli uomini. Cioè, sta roba qui è come, cioè, è appunto come la rivoluzione francese che decapitava la gente in nome della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza. Cosa mi sta a significare? Che comunque loro non credessero in questi valori? Sì che ci credevano. Appunto, per portarli a termine, tagliamo la testa al re, che lui è già discredito, cioè c'è imposto e... casino, è una roba. Alla fine, tutta sta roba qui non è diversa dal movimento di Malcolm X che diceva che schifo i bianchi e i neri sono meglio. Che era tipo il KKK però un po' più scuro. Quindi non indigniamoci con i social justice warrior, non ci hanno fatto niente di male, si stanno prodigando per avere un posto, un mondo migliore, tremendamente più inclusivo, anche se comunque vorrei far notare a tutti questi professoroni che stiamo parlando di inclusione sociale, ma siamo comunque troppo abilisti. Io voglio vedere un po' più di disabili nei film, ma disabili fatti bene, non tipo «Oh no, non posso camminare, ma ho i muscoli sulle braccia», non funziona così. Vabbè, sto divagando, anch'io ho le mie crociate, ma ognuno deve scegliersi le battaglie da combattere. Come da titolo, io vorrei spezzare una lancia in favore di queste persone. Al netto dell'estremismo, appunto, questi tizi qui stanno cercando, in un modo o nell'altro, di rendere il mondo un posto migliore, un posto più inclusivo, più amorevole. Ma per farvi un esempio... Se qualcuno non avesse detto distruggiamo le case chiuse, al netto del fatto che uno può essere pro o contro, non ci entriamo. È stato fatto, ma fino a quel momento era impensabile. Pensate al primo tizio che si sveglia, va in assemblea costituente e dice «Ehi, ho pensato che forse potrebbero votare le donne». E, ma si è mai visto una roba così? Ma cosa vuoi? Vuoi far votare anche gli esseri inferiori? Ecco, senza quella roba lì, probabilmente adesso saremmo ancora messi malino a livello di parità di genere. Quindi, quello che dico in soldoni è, lasciamoli lavorare. Sicuramente avranno i loro punti bassi e i punti alti delle loro battaglie, ma lasciamoli lavorare al patto che non siano estremisti, a patto che sia fatto tutto con del senso. È che molto spesso questa cosa non viene compresa, perché si vuole avere la pappa pronta dello spiegarti
le cose. Facciamo l'esempio stupido, no? Ghostbuster versione femminile. Perché hanno dovuto rimarcare il fatto che fossero donne? È giusto, nel senso, robe così, robe con nuovi spunti, con nuove categorie sociali rappresentate, è giusto che siano nel nostro mondo. È tuttavia molto più complicato riuscire a normalizzare questa roba. È normale che adesso si punti tantissimo sull'inclusione anche in modo eccessivo, perché si vuol dire a questi estremisti e in generale agli altri: ah, l'abbiamo capito, cacchio, ci dispiace, adesso cominciamo a mettercene un sacco, così magari siete contenti. Quindi dai, non arrabbiarti con i social justice warrior, non ne hai motivo. Loro lo fanno anche per te, anche perché così sei più stimolato a scoprire nuovi posti. Con questo vi saluto. Spero che questo podcast vi sia piaciuto. Se aveste delle perplessità, delle domande, degli appunti, non esitate a farle qua sotto nei commenti, sia su YouTube che su Spreaker. E basta. Detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo a una prossima puntata. Attualità, informatica, mondo del web, questo e tanto altro su Occhio al Mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno.